Nel prossimo video c'è un piccolo errore, questo valore non è in microsecondi ma in nanosecondi. Infatti avevamo già visto in un video precedente che i tempi segnati da questi due orologi sul treno erano espressi in nanosecondi. Cioè l'orologio primo segnava meno 5,8 nanosecondi e l'orologio B primo più 5,8 nanosecondi. Quindi la differenza tra i tempi dei due orologi a primo e B primo è il doppio ed è 11,6 nanosecondi e non microsecondi. Dunque non più microsecondi ma nanosecondi.